È buona la polenta. La polenta era buonissima proprio. Io l'ho presa col baccalà. Guarda, buonissimo. Siamo operativi al 100%, proseguiamo la sagra della polenta sempre all'insegna degli insegnamenti di Don Peppe. Noi quest'anno pensiamo di fare il pieno, l'anno scorso avevamo le limitazioni del Covid, quest'anno abbiamo preparato un'accoglienza per tutti quelli che vogliono venire fuori dal comune, quindi cercheremo di accontentare tutti. I posti a sedere sono oltre 300, dai 300 ai 400, quindi saremo poi dopo con la turnazione sono molti di più, perché dopo quando uno ha finito di mangiare c'è il turnover, quindi io direi che non ci sono problemi di posti quest'anno. Chi non può venire può il prossimo fine settimana, noi siamo operativi sabato, allora questo fine settimana qui, sabato e domenica, il prossimo fine settimana sabato e domenica, venerdì dalla sera a cena siamo con gli sponsor e quindi la possibilità di mangiare la polenta è tanta quest'anno. Siamo operativi e lo stand è aperto, i piatti che si possono assaggiare sono piatto di polenta con l'anatra rosso, piatto con la salsiccia bianca, la polenta col baccalà, la grigliata, le patatine, l'insalata e per dolce la frittella. Siamo qui alla 46esima sagra della polenta, per noi anche giovani è una tradizione pluriennale, le nostre famiglie, i nostri padri, le nostre madri, le nostre nonne soprattutto facevano la polenta già tanti anni fa quando si faceva ancora a mano e ci teniamo a portare avanti questa tradizione e speriamo per più tempo possibile anche in futuro e ci impegniamo sempre con molto tempo in anticipo per organizzare tutto nei minimi dettagli. Speriamo che anche quest'anno soddisferemo le aspettative e auguriamo a tutti una buona sagra e grazie per essere qui numerosi. Le frittelle di polenta, la polenta scondita si prende già cotta, poi si rimette un po' di ingredienti, la farina, il limone, lo zucchero, si rimpasta, poi si fanno queste frittelle e si friggono, poi si inzuccherano, volendo anche il sale, ma noi qui le facciamo con lo zucchero. Ecco, è come si posso dire, è la polenta che continua in un altro modo, capito? Qui sono molto richieste. Come tante altre manifestazioni, dopo un periodo di sospensione a causa della pandemia, quest'anno si è ripresa alla grande in tutto il territorio. La sagra della polenta è una delle manifestazioni, diciamo, di fine estate. Comincia oggi fino a domenica 18 e quindi ci sono una serie di eventi, oltre innanzitutto il piatto è la polenta e quindi si mangia, si gustano i prodotti tipici, altro aspetto molto importante. Noi promuovendo in maniera corretta i nostri prodotti tipici, la nostra enogastronomia, promuoviamo il territorio a 360 gradi, facendo anche conoscere le nostre bellezze, la nostra provincia così bella, oggi ferita ma sicuramente che mostra tutto l'interesse e tutta la volontà, a cominciare dalle istituzioni ma soprattutto dalla nostra gente, di ripartire. E la presenza numerosa già ancora prima di notte lo testimonio. Beh sì, anche l'anno scorso e anche quest'anno, questa è una tradizione, poi vedete già quante macchine ci sono e quante persone di conseguenza. L'anno scorso pioveva, quest'anno pare che tiene e questa è una tradizione che era impostata il santo prete che adesso non c'è più, però è una tradizione che continua anche senza di lui, in onore di lui.